saluta tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi sono molto felice di presentare una raccolta perché si tratta degli atti del 38° convegno di ricerche templari, di autori vari ovviamente, pubblicato dalle edizioni Penne e Papiri da pochissimo, 176 pagine per 12 euro soltanto. E posso dire che ci sono autori molto importanti: Loredana Imperio, Sergio San Marco, Vito Ricci, Giampiero Bagni, Fernando Lanzi, Fabio Serafini e naturalmente l'editore che è anche il nostro ospite di oggi, che è Enzo Valentini, che saluto tantissimo, a cui io lascio subito la parola perché ci Grazie. parli di questa pubblicazione. Prego, Enzo, a te. Grazie Maurizio, grazie dell'ospitalità, sempre molto cortese, molto calorosa in tutte le altre, come tutte le altre registrazioni che abbiamo fatto. Oggi sono in triplice veste in questa registrazione, perché sono come editore, come segretario dell'Associazione L'Arti, che è la Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani, di cui poi farò un breve cenno, e anche come autore, perché sono uno degli autori compresi nel volume. Questa associazione, appunto la Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani, nasce nel lontano 84 per volere di Bianca Capone, una delle maggiori esperte italiane di templari, che purtroppo però ci ha lasciato a settembre del 2020 all'età di 101 anni. E è stata una persona che ci ha spinto molti e ha dato un'impronta seria agli studi sui Templari, che fino a quel momento, fino all'84, e purtroppo anche dopo si sono sempre puntati sull'esoterismo, sulle leggende, sulla fantasia che girava intorno ai Templari. L'associazione invece è proprio un'associazione che si è data come scopo, è uno degli articoli dello statuto, è quello di fare ricerche documentate d'archivio. Noi soci, qualsiasi relazione, qualsiasi lavoro portiamo ai convegni, dobbiamo supportare le nostre affermazioni da documenti sia bibliografici che d'archivio. Quindi ci deve essere sempre, come diciamo noi, una pezza d'appoggio che garantisca la validità di quello che affermiamo. È una cosa importante perché ci distinguiamo un pochettino da tutte le altre. Non chiamiamo l'associazione, da tutte le altre persone che fanno ricerca, ma più sul simbolo, sulla croce, sulla supposizione e sul sentito dire. E invece noi abbiamo delle relazioni con tanto di bibliografia, note in calce, note, e anche la bibliografia è selezionata, perché è facile mettere una bibliografia corposa mettendoci libri che non hanno alcun valore. Poi lo vediamo benissimo, molti dei nostri soci sono anni che lavorano in questo campo e al di là della stessa associazione hanno avuto dei meriti lavorando per altre istituzioni, per altre entità. Faccio un accenno solo a Giampiero Bagni, che ha lavorato e ha collaborato con la Trent University di Nottingham. Quindi voglio dire, diciamo, è un valore riconosciuto. Io stesso con Cristian Guzzo, che ha fatto parte per un periodo di tempo dell'associazione, e Nadia Bagnarini, abbiamo partecipato a un convegno di 3 giorni a Cardiff presso l'Università del Galles. Quindi, e tanti altri, adesso non li ricordo neanche tutti. Quindi il valore che c'è in questi volumetti, piccoli ma ben sostanziosi, è di una serietà di ricerca abbastanza originale nel panorama dei templari
fino adesso. Poi il fatto stesso che siamo arrivati al 38esimo convegno e sono 38 anni che lavoriamo in questo campo, significa che comunque una certa esperienza, una certa gavetta l'abbiamo fatta. Seppure le prime relazioni, io spesso e volentieri vado a rileggermi le prime dell'85, dell'86, quando sono entrato nell'associazione, sorrido per l'ingenuità delle ricerche e per la difficoltà di trovare documenti, perché nell'84-85 non esisteva internet e tutte le ricerche bisognava andare a fare, a sporcarsi il naso con la polvere degli archivi. Adesso è molto più semplice, però è anche più facile trovare le fake news e quindi bisogna avere la preparazione per distinguere un po' una cosa dall'altra. Quest'anno è un convegno particolare, un volume molto particolare, perché se tu leggerai c'è scritto convegno virtuale in tempo di pandemia, perché noi avremmo dovuto fare questo convegno a Forlì a ottobre dell'anno scorso, perché noi in genere facciamo i convegni a settembre-ottobre. E poi nel mese di febbraio, cose molto, molto originali nel panorama editoriale e accademico, in cui vengono fatti i convegni e gli atti vengono fuori dopo 2 o 3 anni. Noi cerchiamo di farli uscire entro pochi mesi, perché la ricerca deve essere divulgata subito, non possiamo aspettare anni, perché poi magari la ricerca è stata già superata da altri. Altre scoperte o altre cose. Noi nel mese di febbraio, fine febbraio, marzo, massimo fine marzo, facciamo uscire gli atti. Quest'anno, col fatto della pandemia, e le difficoltà poi di riunire delle persone per fare un convegno, abbiamo deciso di non fare il convegno fisico, e però di pubblicare comunque le relazioni, perché non avevamo il desiderio di interrompere la sequenza numerale dei convegni, e quindi a ogni anno deve corrispondere un numero in crescita. Quest'anno non sappiamo se riusciremo a farlo a settembre, a metà settembre, perché dovremo vedere un po' l'estate come andrà avanti il vaccino e tutto quanto. Però l'intenzione c'è. Alle perse faremo una nuova edizione degli atti del 39esimo convegno, senza aver fatto fisicamente il convegno in presenza. Però questo è un atto che intanto lo dobbiamo verso i nostri soci, verso i nostri stessi lettori e appassionati di storia, e soprattutto lo dovevamo alla nostra fondatrice che ci ha lasciato, e quindi no, no, vogliamo continuare nella memoria appunto di Bianca Capone, che per noi è stata veramente una, chiamiamola maestra, anche se lei ha detto che non era mai stata maestra di nessuno tranne quando era insegnante alle superiori. Ma però effettivamente ci ha insegnato il metodo, ci ha insegnato la metodologia della ricerca, insieme poi a Loredana, che adesso è la presidente, a Loredana Imperio, naturalmente, che è la presidente attuale dell'associazione, e loro due sono state le due promotrici. Bianca, è stata la fondatrice, e Loredana è stata la seconda iscritta a seguito. Io sono entrato qualche anno più tardi, e poi dall'88 sono segretario nazionale, riconfermato ogni 4 anni a furor di popolo. Non so se è per la validità della persona o perché nessuno vuole prendersi questa carica, che non è rognosa, ma che comunque, come tutte le cariche, deve in qualche maniera organizzare il convegno, tenere i contatti e compagnia bella. Però vabbè, è una bella, si è formato un bel gruppo di persone, che poi tra l'altro si vede anche al di là dei convegni, si vede, ci si incontra, e soprattutto ci si scambia le informazioni.
cosa che non ho trovato spesso in altri gruppi di studio, così c'è sempre un po' di gelosia del proprio orticello. Qui, siccome siamo sparsi un po' in tutta Italia, non siamo molti, siamo una cinquantina di persone numericamente iscritte, ma attivi siamo una ventina, e siamo sparsi. Se io trovo un documento che riguarda, io sto nel Lazio, se riguarda il Veneto, è inutile che mi tengo questo documento e difficilmente farò una ricerca sul Veneto, sui templari nel Veneto, quindi lo passerò ai soci che sono in quella zona. E quindi c'è questo scambio di informazioni territoriali oppure informazioni generiche sulla storia dell'ordine che possono essere utili anche in vari altri campi. Quindi ecco, il bello di questa associazione è proprio questa. Non voglio parlare di grande famiglia, perché la grande famiglia, poi quando si dice, ah, siamo una grande famiglia, c'è sempre la fregatura dietro, però siamo un bel gruppo di ricerca. E questo si rispecchia anche sulla qualità delle relazioni, perché poi sono sempre varie. Io adesso ultimamente mi sono prima ho fatto ricerche sul territorio, perché la prima cosa che si fa quando ci si interessa dei templari è andare a vedere le precettorie che sono sul territorio che si conosce meglio e vedere e anche la facilità della ricerca in questa maniera. Anche se poi io ho trovato dei documenti che riguardavano la mia città d'origine, Civitavecchia, li ho trovati a Valletta, all'archivio dei Cavalieri di Malta, proprio all'archivio magistrale generale. Però è logico che poi tutto il tesoro, la biblioteca e l'archivio sono andati a finire nei Cavalieri di Malta e quindi si trovano ancora dei documenti laggiù. E poi ultimamente, da qualche anno, mi sto interessando alla regola. E quindi sto prendendo degli argomenti che riguardano sempre quelli considerati la regola, però sviscerando gli articoli in maniera omogenea, nel senso che una delle prime relazioni che ho fatto era sui cavalli, come erano visti all'interno dell'Ordine del Tempio. E quindi ho tirato fuori dalla regola tutti gli articoli che riguardavano i cavalli, le cavalcature, le selle, la mascalcia e tutte queste, e le ho messi in un discorso omogeneo, perché molte volte gli articoli si sono doppi, perché il problema della regola è che all'inizio viene data una regola di 72 articoli, poi questa regola, con l'andare del tempo, perché i templari sono durati 200 anni, la regola ha subito degli aggiornamenti, degli ammodernamenti. Anche perché all'inizio erano pochi cavalieri, dopo sono diventati molti di più, quindi c'è stato bisogno di ristrutturare l'organizzazione in province, baliati, precettorie, grandi precettorie, e quindi c'è stata questa struttura. E quindi venivano aggiunti i nuovi articoli, venivano aggiunti, 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 e alla fine i templari avrebbero dovuto fare un'opera di riassettamento, di disorganizzazione di questa regola per farne un codice più omogeneo e più valido. Poi, come è stato fatto per esempio dagli ospedalieri e dagli stessi teutonici, hanno tagliato i doppioni, hanno messo altri articoli. I templari non hanno fatto a tempo, sono stati processati prima, sono stati sciolti prima, e quindi è rimasta questa massa di articoli doppi, tripli addirittura, in cui è molto complesso districarsi, perché molte volte alcuni articoli sono anche in contrasto. Sono in contrasto perché sono stati scritti in due periodi storici e temporali e anche di organizzazione del tempio molto differenti. E questo è il lavoro che sto facendo da tempo. Ho iniziato con appunto i cavalli, poi sono passato ai giochi, come passavano il tempo ai templari, perché anche questo era previsto dalla regola, e come mangiavano. E adesso sono in questo volume, ho affrontato l'argomento delle armi. Tutte
tutti gli articoli che riguardano non solo la dotazione che ricevevano i cavalieri appena entravano nell'ordine, ma anche l'utilizzo delle armi, come venivano mantenute, come se dovevano essere riconsegnate alla fine, non dovevano essere riconsegnate, e come dovevano essere manutentute, o comunque venivano, non so se si dica manutentute, ma non so qual è il participio passato, e comunque comunque dovevano essere bene, soprattutto dovevano essere delle armi prive di ogni abbellimento. Questa è una delle cose più importanti, perché in genere i cavalieri laici abbellivano con pietre preziose, con inserti di materiali tipo oro, argento, nell'impugnatura, e quindi questo era molto lontano dallo spirito dei Templari. Quindi dovevano essere armi efficienti, scarne e senza orpelli, perché loro facevano il voto di povertà, quindi non dovevano avere armi, anche perché poi tutto il costo che serviva per fare un'arma di quel genere poteva essere benissimo utilizzato per pagare altri soldati, per pagare, per costruire, per allestire nuove precettorie. E quindi i templari vengono considerati anche molto avari, perché stavano attenti a come veniva speso il loro denaro. Ma d'altra parte, se loro dovevano mantenere una forza combattente giù in Terra Santa, con castelli, truppe, cavalli, mercenari e soprattutto denaro da poter utilizzare anche per pagare spie, per pagare tregue, per pagare riscatti, dovevano comunque in ogni caso risparmiare sulle armi, ma non risparmiare sulla qualità delle armi, ma sull'abbellimento delle armi. Quindi era anche logico che ci fosse anche un discorso di questo genere. E quindi c'è questo discorso su questa ricerca sui vari tipi di armi. Venivano utilizzate, molti parlano di armi di spada templare. Se si va su internet, si trovano queste armi, perché portavano la croce nel pomello dell'elsa e tutto quanto. È relativa la cosa, anche perché è dimostrato proprio da uno degli articoli che venivano utilizzate le armi prese in battaglia. Quindi le armi catturate al nemico venivano riutilizzate, tant'è vero che si trova nella regola l'accenno alle mazze turche, alle armi dei nemici infedeli, appunto perché veniva utilizzato tutto, non si buttava niente, come si dice normalmente, e quindi non c'era una specificità particolare. Il cavaliere templare usa l'arma templare, no, usava l'arma che gli veniva assegnato. Tant'è vero che poi, tra l'altro, ci sono delle piccole testimonianze, non le ho messe qui perché sono testimonianze non documentate. Ne parlo perché comunque è una leggenda metropolitana. Ma è logica, un'arma, è una leggenda abbastanza plausibile. È che in Terra Santa, ma in Terra Santa, fra i Templari, come in tutti gli eserciti del mondo, i combattenti utilizzano le armi che sono più valide e che sono più pratiche. E quando i Templari portavano la spada a lama lunga, a lama dritta, quando si accorgono che utilizzare la scimitarra, che è a lama curva, a cavallo, è molto più comodo, molti di loro cominceranno a utilizzare le scimitarre. Come poi utilizzeranno, per esempio, la kefiah, cioè la sciarpa del turbante messa sopra l'elmo per pararsi dai raggi del sole. E questa era la dimostrazione che chiunque
poteva vestire in una maniera diversa da quella codificata, purché portasse la croce rossa sul mantello e soprattutto ne mantenesse la dignità della divisa. Poi come combatteva, con quale arma o con quale divisa, con quale modifica della divisa, non era importante. Io sinceramente quando ho fatto il servizio militare, il mio capitano, eravamo in fanteria, il mio capitano portava gli anfibi dei Para, portava il cinturone dei Marines, portava il fazzoletto della fanteria invece della fanteria del battaglione San Marco, perché lui era stato nel battaglione San Marco. Quindi ognuno metteva la propria particolarità nella divisa fuori ordinanza, si portava il basco fuori ordinanza e quindi anche i templari avranno utilizzato molte cose fuori ordinanza, tra cui anche la spada. No, noi non potevamo farlo nell'esercito, però all'epoca si poteva fare tranquillamente e portavi, ma molti addirittura portavano le armi in dono, le armi di famiglia, perché quando i cavalieri entravano nel tempio, portavano i loro averi li donavano al tempio, che poi li incamerava come tesoro generale e gestiva poi le dotazioni. Ogni singolo aveva queste armi, che non erano di proprietà del singolo, erano di proprietà dell'ordine, venivano date in comodato d'uso, come si direbbe oggi, e se uno andava via dal tempio, perché andava via dal tempio per vari motivi e tutto quanto, doveva restituire le armi trattenendo poche cose, magari un pugnale o degli stivali usati o cose del genere che gli venivano concessi, ma le armi venivano restituite perché comunque era una donazione al tempio. Quindi molti templari, quando entravano, portavano le armi che avevano a casa, che avevano di famiglia, che erano state date loro al momento dell'investitura, perché per entrare nel tempio bisognava essere già cavalieri. Quindi prima diventavi cavaliere, ti venivano date delle armi o ti compravi delle armi e poi entravi nel tempio. Quando entravi nel tempio, prima di fare la cerimonia d'ingresso, donavi le tue armi al tempio che poi ti venivano ridate, però non erano... Ti venivano ridate magari le stesse armi che non erano più tue nel frattempo perché tu le avevi donate. Quindi c'è questo discorso. Con queste logiche, con questa lettura di articoli, si capisce benissimo che non ci può essere una spada di fattura templare o una spada che porta dei simboli particolari, perché c'era una grande varietà di armi e una grande varietà di... Allora, per chiudere un pochettino questo discorso e magari parlare anche delle altre relazioni, la ricerca sull'analisi di questi articoli fa capire quanto poi molte affermazioni che vengono fatte sui Templari vengono fatte senza aver conosciuto i documenti fondamentali. E i documenti fondamentali per i Templari sono due. Io dico sempre nelle conferenze che faccio in genere quando parlo di storia dei Templari, i documenti fondamentali sono il Liber ad Emile Stempli o De Laude Nova Militia di San Bernardo a Chiaravalle, in cui viene specificata benissimo la ragione di esistere dei Templari e perché dovevano essere sia cavalieri che monaci. Quindi è un po' il manifesto programmatico dell'Ordine del Tempio e la regola sia nella regola principale, quella primitiva, che è scritta in latino e poi tradotto in francese antico, e nelle successive, nei retre, negli agar, che sono le aggiunte che vengono fatte nel corso del tempo. Io, quando qualcuno mi chiede il titolo di una regola, se sono state pubblicate queste regole, io consiglio sempre la regola templare tradotta da Giovanni Amatuccio per la Salerno Editrice, che si chiama oddio, ho dimenticato, scusate, lo vado a leggere perché ho dimenticato il titolo esatto, perché non vorrei dire una imprecisione. E
Ecco, il Corpus Normativo Templare, edito da Salerno Editrice nel 2009, di Giovanni Amatuccio. Ce n'è un'altra, edita dalla ECIG di Genova nel lontano 92, i Templari, la regola e gli statuti dell'ordine di Vincenzo Molle. Però è un po' datata, è meno commentata, invece quella di Amatuccio è molto ben fatta perché ha il testo francese è su una pagina e a fronte la traduzione, quindi si può comparare le cose. In più, in questa traduzione fatta da Matuccio, ci sono degli inserti della regola catalana, che era una regola che aveva degli articoli differenti. Quindi è molto completa e molto approfondita. E poi consiglio l'Apocalisse dei Templari di Simonetta Cerrini, che non parla specificamente della regola, ma approfondisce molti argomenti che vengono parlati vengono citati nella regola, e soprattutto ne dà una spiegazione. Quindi con questi due libri si riesce ad avere un panorama molto dettagliato della storia dei Templari. Poi in questi atti troverete anche altre relazioni. Io adesso le leggo perché naturalmente non è che posso ricordarle tutte, perché sono 38 convegni più tutte le altre relazioni. E il Loredano Imperio, che ha scritto un lavoro di ricerca su due maestri, Robert de Sablé e Gilbert de Raoul. Robert de Sablé è un magistero molto breve, però è un personaggio molto importante perché prima di entrare nell'Ordine del Tempio è stato il braccio destro di Riccardo Corleone. Quindi è stato un personaggio di grande valore, di grande conoscenza e di grande soprattutto impatto diplomatico. E quindi l'Ordine del Tempio ha guadagnato moltissimo. E invece nell'altro, nel suo successore, Gilbert de Raoul, o Gilbert de Rail, perché poi i nomi vengono modificati secondo le letture, le scritture dei documenti in varie lingue. È stato un maestro poco conosciuto, pur avendo fatto molti atti all'interno del tempio, molte documentazioni, c'è cioè molta documentazione, ma dal punto di vista, diciamo, di diffusione fra gli appassionati ce n'è poca di conoscenza. Poi ecco, c'è la mia relazione sulle armi e le armature dei Templari. Poi Sergio San Marco, che è un altro valido ricercatore, che poi tra l'altro è il responsabile del CIDOT. Il CIDOT è diciamo, un appendice della LARTI, della Libera Associazione dei Ricercatori Templari. Il CIDOT sarebbe il Centro Italiano di Documentazione sull'Ordine del Tempio e praticamente ha costituito una biblioteca specifica sull'ordine del tempio, specializzata sull'ordine del tempio, presso l'abbazia di Casamari. All'interno della biblioteca dell'abbazia di Casamari c'è un fondo del CIDOT, sia cartaceo che informatico, ma anche di fotocopie di documenti che possono essere state raccolte. E lui è responsabile della consultazione, della catalogazione e tutto quanto. Sergio San Marco ha fatto un lavoro di ricerca sulla Casa dei Templari ad Anagni. Noi sapevamo benissimo che i Templari erano presenti ad Anagni, anche perché Anagni è stata una città importantissima per la storia dei papi, sede di vari papi, c'è cioè un palazzo papale, tra cui Bonifacio VIII, che proprio nel palazzo papale di Anagni ha subito l'onta dello schiaffo di Sciarra Colonna e di Guglielmo di Nogaré, il tentativo di rapimento, il famoso episodio dello schiaffo di Anagni. E erano presenti infatti all'episodio anche i gran precettori di i cubicolari, templari, sia cioè templari e ospitaliero al servizio di Papa Bonifacio VIII, e
E quindi avevano, i Templari avevano, oltre alla presenza di questo cubicolario, cioè questo dignitario al seguito del Papa, avevano anche una loro sede che sapevamo che era in una certa zona, e la ricerca di Sergio San Marco ha individuato questa casa basandosi sui documenti che avevamo. Vito Ricci, che è un altro studioso di Bari, lui è uno statistico. Di lavoro all'Università di Bari, e infatti i suoi lavori sono molto statistici. Lui fa delle catalogazioni di documenti comparandole con i documenti precedenti e i documenti successivi, e fa vedere lo sviluppo. Che so, adesso qui, per esempio, in questo caso parla dei familiares del tempio e dell'ospedale. I familiares erano coloro che erano al seguito dei templari, cioè erano tutti coloro che non avevano una parte combattente, erano i fratelli di mestiere, coloro che coltivavano i campi, che erano gli artigiani che comunque davano una mano per i fabbri, i maniscalchi, o anche gli stessi inservienti, i cantinieri, i cuccinieri, tutti coloro che in qualche maniera sostenevano la vita dei cavalieri, che dovevano invece combattere, quindi il loro tempo doveva essere speso o fra la preghiera, perché erano monaci, o fra il combattimento in tempo di guerra, o l'addestramento militare in tempo di pace, pronti per essere in campo per la guerra. E quindi lui parla, fa l'analisi di tutti i documenti nel Mezzogiorno tra il XII e il XIV secolo, tutti i documenti a disposizione, cataloga tutti i vari fratelli di mestiere, sia dei templari che degli ospedalieri, li cataloga anche per incarichi che avevano, catalogandoli, suddividendoli anche per case, cioè per precettorie. Quindi ce n'erano tanti a Barletta, tanti a Bari, tanti a Trani, e quindi in base a tutti questi dati raccolti, poi fa tutta un'analisi statistica di come era magari l'andamento nel XII secolo, nel XIII, nel XIV, in modo da creare anche una specie di fotografia in movimento dell'ordine del tempio in questo settore. Gian Piero Bagni, di cui abbiamo fatto cenno, e Fernando Lanzi è il direttore del Museo della Beata Vergine di Bologna, del museo che sta a San Luca. E lui è specializzato sulla statistica delle dedicazioni dei santi delle chiese templari. Quindi ha fatto una ricerca di tutte le intitolazioni delle chiese, sia templari di fondazione, sia templari di donazione, cioè ricevute da altri, e in questo caso ha fatto anche lui delle statistiche, in modo da vedere qual era l'incidenza maggiore dei santi. Naturalmente Santa Maria era al primo posto, seguita dai vari San Giovanni, fino ad arrivare a santi sconosciuti, perché erano magari santi locali a cui veniva data titolazione una chiesa, che poi questa chiesa veniva data ai templari, e i templari lasciavano il vecchio titolo, pur non avendo mai conosciuto questo santo, mai venerato questo santo. Qui, in questo caso, in questa relazione, fanno un lavoro specifico sulle chiese templari di Bologna, ma di tutti gli ordini militari, sia teutonici, sia templari, ospedalieri, che teutonici no, e che anche i frati Cruciferi, perché c'era anche un bel insediamento di Cruciferi. Fabio Serafini, anche lui ha preso una sua vena di ricerca, come io ho fatto con la regola, e lui si sta studiando le bolle papali, in cui figurano sia i templari che gli ospedalieri. E quindi, prendendo i registri delle bolle papali pubblicate nell'Ottocento dai francesi, dall'École française, come Fortier e tanti altri, lui vede
come i Templari in un certo periodo, in una certa occasione, o in una certa particolare, in un certo particolare momento della storia, come venivano in qualche maniera aiutati con le bolle papali, che magari il pontefice dava delle esenzioni, delle concessioni, oppure li incaricava, dava degli ordini perché magari venivano incaricati di andare a presidiare un certo posto oppure di sorvegliare o controllare un certo andamento. E in questo caso, nel caso specifico, Fabio segue le bolle papali che riguardavano i Templari Giovanni dei Teutonici nel periodo che va fra la quarta e la quinta crociata, quindi dopo la presa, poco prima della presa di Costantinopoli del 1204, fino all'inizio della quinta crociata, elencandoli anno per anno e analizzandole e riportandole. Naturalmente di tutte queste bolle c'è un'ampia documentazione in calce, in modo che chiunque voglia approfondire l'argomento, perché naturalmente nello spazio di poche pagine di un volume, di una relazione inserita già in un altro volume che contiene altre relazioni, non si può ampliare il discorso più di tanto, però serve per avere un panorama già d'inizio. Le nostre relazioni non sono mai esaustive, sono sempre delle basi di partenza, anche perché poi spesso e volentieri quando noi troviamo delle nuove informazioni andiamo a riprendere le nostre vecchie relazioni e ci lavoriamo sopra per ampliarle, per aggiustarle. Quindi non sono mai dei lavori statici, sono sempre dei lavori in movimento, proprio perché la ricerca è sempre in movimento. Chiudo questo volume, la descrizione di questo volume, con una relazione che abbiamo iniziato come direttivo tempo fa, e ultimamente la segue Fabio Serafini, che è intitolata Falsi e inesattezze sull'ordine del Tempio. È una specie di, non vuole essere un discorso censorio, una censura, però è un'allerta sulle notizie false che vengono diffuse sui libri, sui media, sulle trasmissioni televisive, sui vari convegni. E quindi di ognuna viene detto: il signor Tante Tali ha scritto questa cosa così, 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 però a noi risulta che questo personaggio di cui si parla non era magari cavaliere in quel periodo, oppure non era cavaliere templare, ma era cavaliere di un altro ordine. E quindi si aggiusta un po' il tiro su queste imprecisioni. La maggior parte sono romanzi, ma molte volte sono purtroppo dei saggi, vengono chiamati saggi, che hanno delle imprecisioni storiche che neanche l'ultimo dei nostri soci, che è arrivato 2 giorni fa e quindi ha poca esperienza, farebbe, perché sono talmente vaste e grosse che non sono ammissibili. Questo viene da fatto soprattutto, non è, ripeto, non è un intento censorio, ma un intento di chiarire, visto che noi facciamo delle ricerche documentate, vorremmo che anche gli altri facessero ricerche documentate. Se non vengono documentate, noi ci mettiamo la nostra aggiunta, magari possiamo sembrare anche i secchioni che durante la lezione alzano il dito, dicono: maestra, ma non è così, e correggono. No. Però vabbè, tant'è, questa è la nostra missione, come potremmo dire. Io credo di aver completato la descrizione di questo volume, che può essere acquistato tranquillamente sul sito della casa editrice Edizioni Penne e Papiri, che è www.pennepapiri.it, semplicissimo, oppure c'è la pagina sia della casa editrice su Facebook, Edizioni Penne e Papiri, oppure c'è la stessa pagina su Facebook della Libera Associazione Ricercatori Templari. Adesso non so se la pagina è riservata, ma comunque c'è anche il gruppo Ricercatori dell'Arti, e quindi potete trovarlo sia come pagina che come gruppo, e magari lì contattare qualcuno per l'acquisto, e poi viene comunque indirizzato alla segreteria.
Spero che ci saranno molti lettori, non tanto per l'acquisto del libro, ma comunque per la lettura delle relazioni, perché noi l'impegno che ci mettiamo è tanto e quindi sarebbe una bella gratificazione di avere anche tanti lettori che ci seguono, che ci dicono non tanto bravo, ma comunque bel lavoro, quantomeno questo. Tutto qua. Grazie Maurizio. No, figurati Enzo, ma sarà senz'altro così. Poi dopo questa narrazione, questa presentazione hai invogliato tutti ad andarselo a comprare. Quindi, Lo spero. e fra l'altro, diciamolo, sul sito dell'edizione Penna e Papiri trovano anche tutti gli altri 37 volumi. Beh, no, non proprio tutti i 37, perché purtroppo 38 anni sono tanti e molti non esistono più di volumi dei primi anni, perché non tutti sono stati stampati da Penna e Papiri. Nei primi anni li stampava la casa editrice di Bianca Capone, del marito di Bianca Capone, Edizioni Capone, e venivano stampate in pochissime copie perché non esisteva il digitale, era tutto molto, molto difficile ma molto entusiasmante perché era artigianale, fotocopiato, rilegato nelle maniere più impossibili e quindi di quegli atti lì non se ne trova più traccia, tranne qualche miscellanea fatta da Chiara Celeste Edizioni di Torino, quindi possono andare anche, ma se vanno, se, chi è interessato va sul sito di Penne e Papiri, proprio alla sezione Convegni della Larti, c'è un piccolo trafiletto che spiega esattamente quali sono disponibili, quali non sono disponibili, quali si possono trovare ancora, magari ristampati in miscellanea da Chiara Celeste Edizioni. Alcuni, per esempio, sono introvabili perché sono stati pubblicati, perché i convegni organizzati dalla Larti vengono in qualche maniera sponsorizzati molte volte. Da Proloco, da comuni o da altre associazioni. E in qualche anno le stesse associazioni o gli stessi comuni che patrocinavano il convegno si sono incaricati di pubblicare gli atti e quindi non sono più rintracciabili questi atti perché magari sono state stampate poche copie e magari poi la Proloco o l'associazione non esiste più, la Proloco ha cambiato i dirigenti, insomma, quindi un po' di difficoltà. Poi nel passare del tempo, diciamo che gli ultimi, almeno gli ultimi 15-20 anni dovrebbero essere disponibili, cito a memoria, sul sito di Penne e Papiri. Basta andare sul sito e lì c'è tutto quanta la cronistoria dell'esistenza degli atti. Tutto Bene, qua. allora il sito gliel'abbiamo detto, poi lo vedranno anche passare nelle didascalie sotto il video che pubblichiamo, quindi Ti ringrazio. avremo modo di trovarlo facilmente. Io ringrazio te, Enzo, per averci concesso questa presentazione. Ricordo a tutti gli ascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è Ecco. www.italiamedievale.org, dove troverete anche tutte le numerose video presentazioni realizzate in questo lunghissimo anno e passa ormai di pandemia, che speriamo tutti finisca, ma finisca veramente del tutto il prima possibile, Sì. e che si possa tornare a fare queste presentazioni in presenza, che sono Esatto. sicuramente più avvincenti e coinvolgenti di quelle video. Quindi grazie ancora di tutto e a presto. Io ti ringrazio, Maurizio, sei sempre molto disponibile, ma è risaputo della disponibilità di Italia Medievale. Nei confronti miei, della mia dell'associazione e della casa editrice, sono anni che ci conosciamo e che collaboriamo, quindi ormai è quasi un tutt'uno così. E anch'io mi associo a te all'augurio di tornare presto a rivivere e a fare altre manifestazioni, a fare altre iniziative in campo e fisiche, toccandoci, abbracciandoci, perché il digitale è bello, il virtuale è bello, ma
Non è la stessa cosa. Grazie Va bene, a presto. a tutti della pazienza e Figurati. dell'ascolto. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao, Enzo. Ciao.